Ciao a tutti, sono il maestro Moreno Romanelli e ho realizzato questo video per spiegare la posizione delle note sul pentagramma. È una spiegazione adatta dal terzo anno della scuola primaria in poi e quindi volendo è adatta anche per le scuole medie, perché no? È adatta anche per i ragazzi e per gli adulti o tutte le persone che vogliono approcciarsi appunto per la prima volta alla lettura delle note musicali. Questo video ci spiegherà il posizionamento appunto delle note musicali, perché la musica è un linguaggio vero e proprio e dobbiamo imparare ad interpretarne i segni al pari di un alfabeto tradizionale. Come nell'apprendimento di una nuova lingua, sicuramente è importante da subito fissare le basi e con il tempo abituare l'occhio e quindi la nostra mente, quindi in un certo senso un riflesso di lettura, al riconoscimento e alla decodificazione del suono. Che cosa vuol dire? Che come noi in un attimo vedevamo la A quando abbiamo cominciato a leggere e poi abbiamo iniziato a vedere le sillabe tipo ca e adesso addirittura vediamo quasi senza più leggere le singole note e nemmeno le singole sillabe casa, quindi il nostro cervello visualizza il formato delle lettere che compongono casa. Allo stesso modo il nostro cervello, che è un computer eccezionale, con il tempo imparerà a riconoscere le note sul pentagramma. Al termine di questo video animato andremo con una spiegazione, un attimo di riassunto e qualche esercizio e qualche trucchetto in più per il riconoscimento delle note sul pentagramma. A dopo! La parola pentagramma deriva dal greco ed è composta dalla parola penta, che significa 5, e da gramma, che significa linea. Infatti è un sistema composto da 5 linee e 4 spazi, che vengono numerati a partire dalla riga e dallo spazio posti più in basso. Il pentagramma serve per scrivere le note musicali e a determinare con precisione l'altezza dei suoni. Infatti, più un suono sarà scritto in alto, più sarà acuto. Viceversa, più sarà scritto in basso, più sarà grave. Le note possono essere scritte sulle righe oppure negli spazi. Possono essere scritte anche all'estremità del pentagramma o addirittura uscirne. Per scrivere note che fuoriescono dal pentagramma si aggiunge alla nota un taglio addizionale, che non è altro che un piccolo frammento di linea che rappresenta un frammento del pentagramma. All'inizio del pentagramma è sempre posto un simbolo, chiamato chiave, che serve a determinare il nome delle note. Questa è la chiave di Sol o di violino, che dà il nome alla nota Sol, posizionata sul secondo rigo. Ecco qui ora le 7 note scritte sul pentagramma. Come puoi vedere, le note sono scritte in ordine ascendente, cioè dalla più grave alla più acuta. Se vogliamo, possiamo continuare a scrivere altri suoni dopo la nota Si. I nomi delle note resteranno gli stessi, ma i suoni saranno questa volta più acuti. Proviamo ad aggiungere una nota dopo il Si. Sarà un Do scritto nel terzo spazio e, come abbiamo detto, sarà più acuto. Aggiungendo il Do alto, abbiamo ottenuto così la scala di Do. Analizziamo ora la suddivisione delle note nei righi e negli spazi. Per leggere velocemente, per imparare a leggere velocemente le note sul pentagramma, è importante cominciare a fare una prima suddivisione, cioè Mi, Sol, Si, Re, Fa, la posizione delle note, il nome delle note sulle righe. Fa, La, Do, Mi, la posizione delle note negli spazi, laddove primo rigo, secondo rigo, terzo rigo, quarto rigo, quinto rigo, quindi sono righi,
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, note negli spazi, fa la, do, mi, primo spazio, secondo spazio, terzo spazio, quarto spazio, con il do ed il re che sono le note poste sotto il pentagramma. Altra cosa che noi dobbiamo considerare nell'apprendimento delle note sul pentagramma è che tutte le note più salgono come posizione sul pentagramma, quindi più si va verso l'alto e più si prosegue con i nomi delle note. Quindi do, re, mi, fa, sol, la, si, do e poi si ricomincia. Re, mi, fa, sol e la. Giustamente si potrebbe dire, ma come? Io ho questo do e questo do, questo re e questo re e così via. Ma che cosa vuol dire? Beh, allora, noi abbiamo la necessità di scrivere nel punto esatto del pentagramma l'esatta nota che vogliamo, non solo per quanto riguarda il nome, ma anche per quanto riguarda la sua posizione. Una nota più in basso sul pentagramma sarà più grave rispetto a questo do, per esempio, che è più acuto. Quindi, per esempio, quindi potremmo avere do, do. Quindi sono assolutamente no note omonime, cioè hanno lo stesso nome, ma non sono omofone, cioè non hanno lo stesso suono, semplicemente perché ogni nota ha la sua precisa posizione sul pentagramma. Quindi, do, re, abbiamo una successione di nota, 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 ma anche vediamo rigo, spazio, rigo, spazio, rigo, spazio, rigo, spazio. Non significa che mi, sol, si, re, quindi da questa parte del nostro rigo musicale abbiamo solo le note sulle righe e qui degli spazi, ma abbiamo do, re, mi, fa, sol, abbiamo la successione da una nota, il passaggio da una nota all'altra, semplicemente andando più in alto o più in basso, dipende dove vogliamo andare, sul nostro spartito. Allora, ipotizziamo quindi che non ci ricordiamo la successione delle note nelle righe o negli spazi e vogliamo comunque imparare a leggere. Beh, allora, anzitutto andiamo a disegnare la nostra chiave di violino, poi spiegheremo più avanti e vedremo che ci sono ben sette chiavi con sette diversi modi di lettura dello stesso segno musicale, ma per ora fermiamoci a quella che è la chiave principale, cioè la chiave di violino. La chiave di violino, detta chiave anche di sol, perché va ad individuare sul secondo rigo questa nota che è il sol. Quindi tutte le note che noi troveremo sul secondo rigo saranno un sol. Altra cosa fondamentale che noi possiamo ricordarci un po' come punto cardinale è questa nota, cioè il do scritto sotto al primo rigo e con un taglio addizionale. Quindi ipotizziamo di dover riconoscere come nota questa. Allora, non badiamo per ora al modo in cui io l'ho disegnato. Diciamo che notiamo adesso dov'è il corpo principale della nota. Allora, questa nota è immediatamente dopo il do, andando quindi è più in alto, quindi nella scala musicale noi avremo do, re. Vediamo ora questa nota. Ripeto, io comincio ad abituarvi a vedere varie forme di note. Adesso quello che ci importa è il loro posizionamento, quindi il loro corpo centrale. Allora, qui abbiamo detto che è il sol, cioè tutte le note sul secondo rigo sarebbero un sol. Se dal sol saliamo, abbiamo il la, si e quindi questo qui è un do. È anche vero che da questo momento, se siamo sicuri che la nota che abbiamo appena scritto è esatta, qualora noi dovessimo riconoscere questa nota, noi possiamo semplicemente dire: ok, questo
e il Do, devo arrivare su questa nota che è più in basso, quindi dovrò scendere con il nome della nota, dal Do dovrò scendere qui, se questa nota fosse qui sarebbe un Si, se scendo è un La. Se proviamo a individuare invece questa nota, sarà molto semplice perché il Sol è qui sul secondo rigo, scendo, devo scendere la nota immediatamente precedente al Sol, quindi questa sarà il Fa. Come vedete è molto semplice incominciare a riconoscere le note. E non dimentichiamoci che col passare del tempo il nostro cervello farà in automatico tutti questi passaggi e impareremo a riconoscere quasi a prima vista le note. Potrebbe essere un esercizio utile, utile disegnarvi alcune note qui su un pentagramma vuoto, disegnarvele e poi successivamente provare a trovare il nome esatto della nota corrispondente, così per esercitarvi. Come forma di controllo potrete utilizzare questo specchietto con la posizione delle note come scala sul pentagramma e possiamo utilizzare anche questo con la posizione delle note sui righi o sugli spazi. Allora, spero che la spiegazione sia stata chiara, eventualmente fatemi tutte le domande che riterrete opportune, sarò felice di spiegare, datemi anche dei suggerimenti sia sulla pagina Facebook che nei commenti sotto questo video su YouTube, sul mio canale YouTube, e vedrò di integrare il meglio possibile il tutto. Allora per ora vi do appuntamento al prossimo video, ciao dal maestro Moreno Romanelli.